Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Inizia una nuova settimana, per noi una settimana di lavoro che parte da un principio molto semplice, e cioè dobbiamo occuparci, e purtroppo anche preoccuparci per la malattia, ma soprattutto dobbiamo prenderci cura delle persone, dei milanesi e delle milanesi in particolare, di quelli più in difficoltà. Vi faccio alcuni esempi delle azioni che stiamo mettendo in campo. C'è una nuova rete di volontari, sono circa 250 per lo più giovani che sono stati formati e attrezzati per poter entrare nelle case, in particolare degli anziani, per portare la spesa, le medicine, piccole commissioni, anche solo per fare quattro chiacchiere. Poi c'è un'ulteriore nuova struttura di una centinaio di volontari che portano a casa dei pacchi alimentari, e questo sarà a beneficio di circa 7.000 nostri concittadini. E si continua a portare circa 1.000 pasti al giorno ad alcune famiglie milanesi. In più, parliamo di luoghi. Nei giorni scorsi ho raccontato dell'Hotel Michelangelo, 300 posti letto che dedicheremo alla quarantena, ma nei prossimi giorni aggiungiamo una struttura del genere, in particolare l'Ostello della Gioventù, al QT8, 200 camere con lo stesso obiettivo. Poi in via Carbonia, con Emergency, stiamo attrezzando un nuovo spazio con una cinquantina di camere. E infine una piccola ma meravigliosa iniziativa con la cooperativa La Cordata in via Zumbini. Accoglieremo bambini e bambine i cui genitori sono in questo momento ricoverati. Questo è il nostro incessante sforzo. Ecco, è chiaro che in questi giorni i medici e gli infermieri sono i nostri eroi, ma oggi ci tenevo molto a ricordare la grande struttura del volontariato milanese che sta facendo più che mai la sua parte. Buona settimana a tutti voi.